Queste restrizioni stanno imponendo sacrifici importanti sia alle attività economiche, sia alle nostre famiglie. E per questo qualche giorno fa, come avevo peraltro promesso, abbiamo deliberato la sospensione delle prime due rate della Tari per le attività non domestiche, quindi per gli ambulanti, per gli alberghi, per l'industria, per i commercianti, per i ristoranti, per i bar. Le prime due rate erano a marzo e a maggio. Ci sembrava impossibile chiedere un sacrificio di liquidità in questo momento. Quindi abbiamo sospeso queste due rate, appunto, per dare un po' più di fiato a queste aziende che sono in grandissima difficoltà. Abbiamo pensato anche alle famiglie, ve l'avevo detto qualche settimana fa e stiamo preparando il provvedimento. Ovviamente per chi non ha potuto usufruire dei servizi comunali, dei nidi, non verrà addebitato il costo. Questo perché sappiamo bene che c'è stato non solo uno sforzo straordinario delle famiglie, che sarà ancora in corso fino al 3 aprile, di organizzarsi con i propri bimbi, le proprie bimbe a casa, ma anche perché si tratta oggettivamente di un onere che in questo momento non riteniamo le famiglie possano in qualche modo andare a sostenere. In conclusione, voglio ribadirvi che noi stiamo già lavorando per tutte quelle attività che saranno necessarie per far ripartire la città quando torneremo alla normalità. E proprio per il ritorno alla normalità ci vuole però lo sforzo di tutti noi. E quindi chiudo con un appello, l'ennesimo appello. Mi raccomando, rispettate le regole, rispettiamo le regole. Prima rispetteremo tutti le regole, prima supereremo l'emergenza sanitaria e prima torneremo alla normalità e potremo tornare a vedere e vivere la nostra Torino che tutti conosciamo e tutti amiamo.